Purtroppo la notte che è passata è stata una notte molto agitata dal punto di vista purtroppo dei furti, perché c'è stato sia il ristorante al porto che sono entrati causando dei danni, ma erano già andati nella notte di mercoledì. Infatti i proprietari hanno fatto denuncia presso i carabinieri e durante quella notte, oltre ad avere rotto il serramento d'entrata, hanno anche diciamo, portato via il fondo cassa. Non crediamo a cifre importanti, ma sempre durante questa notte, quindi la notte tra giovedì e venerdì, sono entrati anche al baccaro aperto da poco, tra l'altro servente, causando il danno del serramento e anche tra l'altro strappando la cassa, che il proprietario ci ha detto che aveva le chiavi su, quindi bastava aprirla e non c'erano soldi, però hanno portato via 11 bottiglie. Vogliamo ricordare che sempre durante la stessa notte hanno cercato di entrare al ristorante al Toro. Sembra che per fortuna non ci siano stati danni rilevanti, sembra. E comunque i soggetti sembra che siano due, sono stati ripresi anche dalle telecamere che sono al vaglio delle forze dell'ordine. Uno di questi è sicuramente lo stesso che è entrato. Sicuramente, molto probabilmente, quello che è entrato, ne abbiamo dato comunicazione qualche settimana fa al ristorante al Faro ai Saloni, l'isola dei Saloni, causando migliaia di euro di danni, perché il problema anche di questi, adesso anche questo qui del baccaro, oltre alle bottiglie, e ovviamente c'è il danno del serramento, e adesso la notte, questa notte dovrà rimanere dentro, perché ovviamente con un pezzo di non sappiamo, c'è una riparazione provvisoria. Purtroppo queste persone, il problema è che fanno questi danni per recuperare un po' di soldi per drogarsi. E è vero che la nostra situazione a Chioggia è di gran lunga migliore rispetto ad altre realtà, anche a Mestre, Corso del Popolo, per esempio, ci sono notizie tutti i giorni. Qualche giorno fa c'è notizia che un residente di Mestre, non si sa come, esasperato oppure ha investito due, diciamo, due spacciatori abituali che aveva sempre sotto casa, quindi ci sono sicuramente situazioni di tensione. Purtroppo però, anche se erroneamente qualcuno manda comunicati con scritto Chioggia Isola Felice, è chiaro che rispetto ad altre realtà la situazione è diversa, ma sarebbe queste persone, ovviamente lo diciamo col massimo rispetto delle forze dell'ordine, perché anche per loro non è facile, non è che le persone le puoi prendere e portare e mettere via, siamo in uno stato di diritto per fortuna. Però c'è una situazione veramente che sta diventando sempre più, diciamo, difficile e anche, diciamo, costosa per queste attività che già fanno fatica a andare avanti e trovarsi ad avere migliaia di euro di danni anche in più occasioni, perché qualcuno ha avuto danni più volte, per più, insomma. Al momento è tutto, speriamo che ci sia presto qualche novità positiva, che queste persone vengano messe in condizione di non nuocere più. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Siamo stati questa mattina alla sede di Mestre dell'ULSS 3 Serenissima, Dipartimento Prevenzione, dove ci hanno accolti il dottor Carretta, il dottor Selle e la dottoressa Capretta, che ci hanno illustrato con dovizia di particolari la campagna anti-influenzale autunnale 2024-25 anticipata. Tutto l'incontro è comunque disponibile sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Sono ben 113.000 le dosi di vaccino antinfluenzale disponibili per la cittadinanza, servita dalla ULSS 3 Serenissima. La campagna è stata avviata in anticipo in modo da tutelare e coprire la maggior parte dei cittadini. A metterla in pratica, somministrando i vaccini, saranno i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli ospedali, le farmacie e le strutture di ricovero per gli anziani. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato soprattutto alle persone più anziane e alle persone fragili, in modo che se colpiti dall'influenza non debbano subirne le conseguenze peggiori, ma il loro organismo sia tutelato. L'invito al vaccino è rivolto a tutti, soprattutto a chi si prende cura delle persone malate e fragili, alle categorie socialmente utili, alle forze dell'ordine.
Le categorie ritenute ad alto rischio le potete leggere comunque in calce al testo. Il dottor Selle, durante la conferenza odierna, ha evidenziato che circa 73.500 dosi di vaccino antinfluenzale sono già state distribuite ai medici di medicina generale e 5.000 circa ai pediatri del territorio. Circa 3.500 sono le dosi che stanno per essere consegnate alle residenze per anziani. In questi mesi è possibile aderire anche alla campagna della vaccinazione anti-Covid. Potrà essere somministrata a distanza di almeno 3 mesi da una precedente vaccinazione anti-Covid, anche in abbinata alla vaccinazione anti-influenzale, oppure prima o dopo questa, con qualunque intervallo temporale. La novità che si replica quest'anno dopo il successo dell'anno scorso è il vaccino spray per i bambini 0-6 anni. Ne parliamo su un servizio a parte nell'intervista alla dottoressa Capretta. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Buongiorno e buon venerdì. Allora, siamo qua nel ponte, quello della Romea della Fossetta, da non confondere col ponte della Fossetta che siamo fermi a 7 anni, quello di Sottomarina, e anche questo è fermo da diverse settimane, almeno un mese. Infatti, oltre un mese fa avevamo notato, ma anche allora ci sono stati dei periodi che è stato fermo, e ovviamente prima si pensava perché appunto agosto temperature altissime, poi il fatto che stanno realizzando altri ponti, quindi ci sono alcuni tempi tecnici, no? Ma adesso effettivamente sono ormai settimane che sul ponte non si vede nessuno, il cantiere è fermo e quindi evidentemente c'è qualcosa che lo blocca questi lavori. Hanno trovato la tomba di Tutankhamen, hanno trovato l'amianto, hanno trovato tutte ipotesi che così diciamo anche in maniera un po' scherzosa, ma è evidente che è successo qualcosa. E quindi, siccome visto che siamo anche a disagio, perché questi lavori noi siamo i primi a difendere gli interventi di ANAS, anzi diciamo sempre di non rimandarli come è successo in passato con altre attività, perché alcuni amministratori rimandiamo, invece non è da rimandare niente, ma adesso veramente ci stiamo chiedendo cosa è successo e magari proveremo a interpellare qualcuno di ANAS se ci riferisce a sapere cosa è successo. In realtà abbiamo anche un sindaco eccezionale, vedrete che sicuramente sarà già informato di tutto e avrà già preso provvedimenti. Stendiamo un velo pietoso. Allora, dottoressa Capretta, Francesca, abbiamo assistito alla conferenza stampa. Premessa che noi siamo assolutamente pro vaccini, quindi oltre, diciamo, a un discorso di informazione, ci ha colpito e pensiamo che sia importante spiegare un attimo quella parte della vaccinazione per i neonati e i bambini, praticamente, che è spray. Ok, da un paio d'anni è entrato nel panorama della vaccinazione antinfluenzale un vaccino pensato per la popolazione pediatrica. È un vaccino che invece di essere somministrato per via intramuscolare, quindi con un'iniezione, viene somministrato per via nasale, spruzzandolo nelle narici del bambino. Questo permette di aumentare notevolmente la compliance del bambino stesso e della famiglia. Infatti è un vaccino che piace molto e ogni anno si tende ad acquisire sempre più dosi perché effettivamente le famiglie si avvicinano molto di più alla vaccinazione antinfluenzale proprio grazie a questa nuova tipologia di somministrazione. Diciamo sintetizzando, ormai queste campagne vaccinali si possono fare tranquillamente sia il vaccino, quello per il Covid, che quello per l'influenza. Assolutamente sì, i due vaccini si possono fare tranquillamente insieme o in momenti separati, ma senza nessun intervallo minimo o massimo, e anche comunque in contemporanea al calendario vaccinale pediatrico o ad altre vaccinazioni dell'adulto. Quindi non ci sono limiti nell'opportunità, insomma, di vaccinarsi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.